Io sono Annalisa Corrado, sono un'ingegnera meccanica e mi sono occupata da sempre professionalmente di transizione energetica, cioè del passaggio dal mondo delle fonti fossili ad un sistema di produzione di energia che sia più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico e sociale. Qui ci sono un po' di foto e ci raccontano più che altro le grandi crisi che sta vivendo il nostro pianeta, il nostro ecosistema e noi assieme a lui. Innanzitutto la crisi climatica, no? Che forse voi ragazzi e ragazze conoscete molto meglio di tante altre persone più in là con gli anni, perché sono stati proprio i movimenti giovanili qualche anno fa a far arrivare finalmente questo tema sulle prime pagine dei giornali. Perché questo surriscaldamento globale medio, che si calcola su tanti anni in proiezione e non su eventi singoli, purtroppo sta creando questa crisi climatica. Purtroppo questi fenomeni, questa crisi climatica si accompagna a quelli che vengono chiamati i fenomeni meteorologici estremi. Bomba d'acqua, no? Cioè grandissime e intensissime piogge improvvise, magari troppo forti perché quel territorio le possa sostenere. Oppure i caldi intensi, veramente terribili da sopportare, soprattutto in città che hanno caratterizzato le ultime estati. Questi eventi si dice, ma ci sono sempre stati. Ora, in realtà non ci sono sempre stati così, perché quali sono le due caratteristiche che sono cambiate? L'intensità e poi aumentano in frequenza, cioè succede più spesso quindi è più forte. L'altra cosa che purtroppo si manifesta violentemente sono anche le alluvioni. Tempesta del Vaia che ha fatto cadere in poche ore milioni di alberi, milioni di alberi. Cioè, è una cosa veramente, veramente impressionante. Alberi che erano sempre cresciuti, sollecitati da eventi di un certo tipo, a causa degli sconvolgimenti del clima, a causa dell'innalzamento della temperatura dell'Adriatico, pensate, i venti hanno girato dalla parte diversa del solito e sono arrivati a quelle foreste da una direzione a cui quegli alberi non erano assolutamente abituati, con una violenza a cui quegli alberi non erano assolutamente abituati. E quindi questo è stato quello che è successo. Un altro tema che volevo inserire è quello della plastica, no? Dell'utilizzo e dell'abuso che in tutto il mondo si fa della plastica, soprattutto della plastica monouso, che viene prodotta in quantità incredibilmente superiore, ma proprio ordine di grandezza, in maniera superiore a quella che poi effettivamente viene intercettata per un recupero, per un riciclo o quantomeno per un corretto smaltimento. Una grandissima parte finisce in ambiente e dall'ambiente poi facilmente finisce nell'acqua e nel mare. Se noi andiamo avanti così, cioè con questo tipo di consumo e di produzione di plastica, nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci. Pian piano si è iniziato a trovare tracce di microplastiche e di nanoplastiche anche nell'organismo umano. In alcune zone, in alcuni momenti, possiamo arrivare a mangiare fino a 5 grammi di plastica a settimana. Qui, come vedete, l'aumento di temperatura media che dal 1970, quindi sono negli ultimi 50 anni, è stato di fatto costante. E voi pensate che questa roba qui, che sta veramente mettendo in difficoltà il nostro paese, purtroppo ce la siamo provocata noi con il sistema economico. Anche la scienza ci dice che abbiamo ancora la possibilità di cambiare il percorso, possiamo ancora frenare, fermare questo disastro, a patto che lo facciamo seriamente, che lo facciamo tutti insieme. Dietro un uso eccessivo di carne, oltre a fare male alla nostra salute, perché non ne abbiamo bisogno, c'è anche questo tipo di problematica che si espande e riverbera in tutto il mondo, può illuminare le nostre scelte quotidiane. Scusa Annalisa, una domanda Sì? che è arrivata. È vero che gli allevamenti intensivi inquinano più delle automobili? Allora, questa è una domanda che faccio fatica a rispondere così secca, nel senso che dipende da dove, cioè in Italia, nel mondo. Come dicevo, dagli allevamenti intensivi e dall'agricoltura intensiva e da tutti i sistemi che ci sono intorno,
derivano quasi un terzo delle emissioni di gas serra, quindi è probabile che siano, sì, che siano superiori a quelli degli automobili. Quindi la domanda è: possiamo farcela? È vero che abbiamo una finestra di tempo molto stretta, ma è anche vero che abbiamo tutti gli strumenti tecnologici di innovazione, anche sociale, che ci servono per portare a casa il risultato. E qual è la prima cosa che bisogna fare quando si ha un grosso problema? Avere una strategia, avere un piano. Ecco, noi abbiamo una strategia che è stata validata a livello internazionale in seno alle Nazioni Unite, quindi l'ONU. Tutti i paesi del mondo si incontrano, si parlano, dialogano, e nel 2015 hanno partorito questa meraviglia di strategia dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, che molto probabilmente conoscete già. Ci raccontano quanto per creare un cambiamento vero, importante e profondo ci sia bisogno di tenere insieme tanti elementi. Questa strategia è molto bella, a mio avviso, e vale proprio la pena metterci un po' la testa e capire come funziona. Allora, l'economia circolare che cos'è? Allora, noi per decenni abbiamo sviluppato il nostro benessere economico e sociale attorno a un modello che viene chiamato lineare, che è quello di sopra, che vedete lì nella slide come riga sopra. Questo tipo di economia lineare ha alcuni problemi serissimi e grossissimi. Il primo è che queste materie prime non sono infinite, e l'altro problema è quello ambientale, perché la gestione di questi rifiuti, che normalmente venivano buttati in un buco che diventava la discarica, oppure bruciati, rinunciando a tutta la materia che invece potrebbe essere recuperata, hanno dei serissimi problemi dal punto di vista ambientale. Quindi questo modello di economia lineare è fallimentare da tanti punti di vista: ambientale, economico e anche sociale. Che cosa fa l'economia circolare? Chiude quella linea in un vero e proprio cerchio, cioè ogni materia che entra nel circuito di distribuzione ci deve rimanere il più a lungo possibile. Quindi tutti i materiali che devo scegliere per fare i miei prodotti, i miei imballaggi, eccetera, eccetera, non potranno mai più essere materiali usa e getta, che magari apro la merendina, me la mangio e devo buttare, quindi una cosa che dura 20 secondi, neanche, dipende da quanta fame ho. Oppure devono entrare in questo ciclo solo prodotti che siano stati già pensati in questo modo, e anche dal punto di vista dell'industria gli scarti di lavorazione di questi prodotti possano essere utilizzati per delle altre filiere, cioè per realizzare degli altri prodotti. Quindi l'economia circolare è uno degli alleati più importanti che abbiamo per arrivare a questo obiettivo, ma anche la produzione di energia da fonti rinnovabili è assolutamente un nostro alleato. L'altro alleato importantissimo è la riduzione dei consumi e l'efficienza energetica, che vuol dire fare la stessa cosa con meno energia. Allora, l'energia nucleare può avere un ruolo nella transizione energetica? A mio avviso, ecco, anche tutte le statistiche mondiali stanno dicendo che le centrali nucleari sono in riduzione, e quindi insomma secondo me è un fronte anche quello superato. Volevo chiederla se l'ingegneria ambientale sarà un lavoro del futuro, un possibile lavoro del futuro, uno dei più importanti. Allora, io questo glielo posso dire dalla mia esperienza diretta: la ricerca di ingegneri formati è altissima in questo momento. Adesso nel frattempo ci sono facoltà che fanno proprio ingegneria energetica, già indirizzati quindi sulla transizione e sulle fonti rinnovabili, quindi assolutamente sì. Cosa si intende per giustizia climatica? Allora, giustizia climatica è un concetto, a mio avviso, molto bello, molto importante, che tiene conto proprio di quello che vi dicevo prima, cioè della connessione di tutte le battaglie. Significa che senza pensare a cambiare il modello della società e dello sviluppo, a cambiare i rapporti sociali tra le persone, a pensare a un grande progetto appunto di lotta alle diseguaglianze, non si può pensare di sconfiggere la crisi climatica. Grazie. Arrivederci.